Hanno lavorato così anche i miei vecchi. Sono nati e sono morti qui, dove non c'è niente, dove non c'è terra. Sì, li abbiamo fatti così, come stiamo facendo questo, spaccando la roccia, grattando la montagna. Lavorano così da sempre, senza respiro, per guadagnare pochi palmi di terra, così piccoli da essere chiamati fazzoletti, conquistare la montagna metro per metro. Preparata la mina, fasciano la testa alla loro gallina preferita, perché non senta l'esplosione e non prenda paura. Finalmente, il primo tradizionale gesto del contadino, la semina. Il letame viene usato quasi con avarizia, solo quando è indispensabile, perché costa soldi e fatica. Costruire un campo dal nulla, fertilizzarlo, coltivarlo col lavoro da formiche, per 30 lire l'ora. Sono gli ultimi a rimanere nella valle. Da questi monti ricoperti di fazzoletti di terra, costruiti in secoli di fatica, i giovani se ne vanno. Non vogliono più morire per un pugno di riso. Sono pochi secondi di immagine, però li inseriti insieme ai più grandi autori del cinema italiano. Quando vengo qua su da papà devo sempre correre, far presto, perché se la mamma si accorge che sono sparito dall'intorno mi chiama subito e poi mi viene a cercare. Sa dove trovarmi. Vado per prati e boschi. Giro dall'altra parte e poi invece arrivo qui. Su, da bravo, Michele. I grandi la pensano in un'altra maniera e non sono cattivi. Dicono, ma che cosa ci sta a fare tutto il giorno quella creatura sulla fossa del padre? Si è mai visto un bambino parlare coi morti? Anch'io so che i morti non parlano, ma la tua voce mi pare di sentirla. La mamma ha detto anche che la tua voce è solo nella mia testa. Ma io non ricordo come eri da vivo. Come posso fare? Hai ragione, Michele. Eri così piccolo. E io venivo una volta all'anno a Natale, qualche volta a Pasqua. Mi hai visto così poco da quando sei nato. È vero che il vento porta lontano le voci alla sera? Certo, figliolo. Il vento è come la radio. Tutti gli emigrati ascoltano il vento alla sera, in quei paesi lontani e stranieri. Io lasciavo aperta la finestra tutta la notte e il vento mi portava la tua voce. E quando ti addormentavi, ti sentivo anche respirare. Ah, sì, mi sentivi proprio. Ma dov'erano quei paesi lontani e stranieri dove facevi l'emigrante? Cerco le ossa di mio padre, morto quassù, nella guerra del 18 e mai più ritrovato. Lo avrai, mamma, ho detto. Lo avrai, te lo giuro. Giù a paese cercano di prendermi con le buone. Ma perché ostinarti, mi dicono? Perché cercare ancora dopo 50 anni? Una granata da 305 lo avrà polverizzato, chissà. Mi credono pazzo, pazzo. No. Se nessuno si è preoccupato di cercarlo, lo cerco io. Eppure vedete, gira gira, ritorno sempre qui, sulle Lavaredo. Mi disse, signore, ero con lui sotto la cima piccola. Mi parlava di Auronzo, della moglie, del suo bambino. Poi ci fu l'attacco e non lo vidi più. Figliolo caro. Tu hai fatto quello che hai potuto. Hai perso la vita su per le creste. Io ormai sono rassegnata. È stato un brutto destino. E vuol dire che tuo padre lassù avrà una tomba fatta di neve. Ma tu scendi. Sei stanco ormai. E non hai nessuno. Non c'è un'anima che pensi a te.